Buongiorno a tutte. Allora, sto facendo il modello di una felpa, visto che un'amica me l'ha chiesto, io lo sto facendo. Allora, intanto io non mi sto ricavando il modello su una carta perché non mi serve, quindi io faccio solamente per farvi vedere. Allora, intanto mi metto la felpa a metà. Questa cosa si fa anche se si deve ricacciare il modello sulla carta. Quindi io mi metto tutto piegato a metà, ricavando tutti i punti giusti dove devo tagliare. Se è il caso, mi segno con il gessetto le parti del modello e poi mi lascio questo, praticamente questa felpa è con la fascia al fondo, quindi farò anche la fascia al fondo. E mi ricaccio per bene anche la spalla. Io adesso sto facendo il dietro. Dopo dal dietro io mi ricaverò il davanti. Quindi, siccome la felpa è giusta in qua, io mi lascerò 1 cm di cucitura, visto che già il modello della felpa ce l'ho e quindi mi lascio giusto il tessuto per cucire. Ripeto, questo io mi sto ricavando sia il davanti che il dietro. Allora, dopo che mi sono tagliato, diciamo, il davanti e dietro uguale, io devo fare lo scollo del davanti. E siccome nella mia felpa lo scollo non è molto scollato, allora io mi misuro la scollatura della felpa per vedere quanto è più scollata del davanti, diciamo che è un paio di centimetri. Quindi io mi apro e a un paio di centimetri mi faccio la scollatura. E questo è diciamo, il davanti e il dietro. Poi mi ricaccio il cappuccio perché naturalmente. Allora, del cappuccio devo fare 4 parti, cioè in pratica questo modello del cappuccio viene foderato, quindi io mi devo ricavare tutti i pezzi possibili, cioè per fare la fodera. Allora, siccome qui c'è una piega di circa 2 cm, io mi faccio già da adesso un riferimento per fare questa piega, perché viene piegata, anzi poco poco di più, perché diciamo che è piegata di più. Allora, poi mi faccio esattamente questa curva e mi vado a tagliare il cappuccio, sempre lasciando il centimetro di cucitura. Allora, siccome in questo caso io questo tessuto è abbastanza doppio, io questa cucitura me la lascerò di 1 cm in più perché lo farò foderato, diciamo, non farò la cucitura evidente. Quindi farò insaccato e poi girato in dentro. Allora, la cosa che farò anche in questo cappuccio, siccome la parte di questo cappuccio c'è una parte più piccola, e vi spiego perché. Perché praticamente quando io vado a cucire, aspetta,
Quando io vado a cucire il davanti col dietro, qui non si è piegato bene. Allora, in pratica io devo fare la parte dentro più piccola. Aspetta che questo non si è tagliato. Allora, dicevo, in pratica uno, cioè la fodera dentro deve essere più piccola perché deve sbordare dalla parte dentro. Quindi i centimetri che ho messo al davanti, li devo togliere. Quindi a uno di questi due io tolgo i centimetri che ho messo per fare il bordo. Sto un attimo attenta perché sto scomoda. Ok, quindi questo è un paio di centimetri più corto. Allora, io quando le unisco faccio questi accoppiato con questo e questo accoppiato con quest'altro. Aspetta che me le metto sistemate così. Allora. Questo è il cappuccio e adesso mi taglierò le maniche. La stessa cosa farò per le maniche, sempre il tessuto piegato in due. Naturalmente alle maniche e alla parte sotto del fondo io mi farò il polsino perché ce l'ho, altrimenti lo farei girato normale con la felpa. Allora, intanto. Sto facendo il modello semplice, non farò tutte le cuciture che ci sono qui perché non la faccio e basta. Cioè, se dovessi fare questo modello, farei esattamente come ci sono segnate. Quindi, diciamo che non le sto facendo. Volendo fare queste cuciture, farei la manica più larga e taglierei la parte centrale per fare questa fase. Quindi mi taglio anche qui 1 centimetro. Aspetta che qui non ho messo giusto il tessuto, altrimenti ne esce una più piccola e una più grande. Devo mettere sistemato, altrimenti non mi trovo col tessuto. Quindi, mannaggia. Ok. Sistemando. Praticamente era la parte di sotto stava sistemata male e devo stare attenta a queste cose, altrimenti non mi viene bene. Allora, dicevo, lascio sempre 1 centimetro di cucitura da tutti i lati e poi andiamo alla macchina. Hai vi faccio vedere io in questo caso la cucirò diciamo a taglia a cuci perché ce l'ho, altrimenti potrei fare macchina piana e zigzag. Quindi farò la cucitura a taglia a cuci. Ok, qui mi segno la metà della manica. Ok.